Buonasera, nuovo appuntamento con Ski Spirit che stasera ci porta a Montespluga, dove un gruppo di professionisti dell'outdoor ha deciso di dare vita ad un progetto che nel pieno rispetto della montagna permette di vivere esperienze uniche. Homeland è un progetto ideato, creato e gestito interamente dall'agenzia Spia Games, un'agenzia specializzata in attività in eventi outdoor con un'esperienza ventennale, che nel momento della pandemia, tutti fermi, dopo aver sistemato i magazzini, ristrutturato tutto, dopo che non c'era più niente da fare e non si poteva lavorare, abbiamo pensato bene di iniziare a fare gruppi di lavoro in agenzia con tutti i ragazzi e sviluppare dei progetti. Uno di questi progetti è stato Homeland. E dopo una ricerca accurata di un mercato che sta emergendo, che stava già emergendo, che è lo sci alpinismo e lo splitboard, che sono le tavole da snowboard per praticare sci alpinismo, dopo una ricerca accurata per quanto riguarda i mercati, i consorzi, le tendenze, i target, eccetera, abbiamo battezzato questo progetto di nostra iniziativa. Il comune, il consorzio Valchiavenne, il consorzio Madesimo e anche il consorzio Alpe Montespluga hanno abbracciato con entusiasmo questo progetto. Un progetto che vuole avvicinare tutti i neofiti in totale sicurezza ad una pratica che sempre di più sta emergendo, cioè lo sci alpinismo. L'idea di Homeland è proprio questo: creare la casa per accogliere e abbattere le barriere, i limiti di coloro che vogliono avvicinarsi ma non sanno dove trovare questa risposta. Qui a Homeland, in un territorio senza impianti di risalita, quindi per un turismo sostenibile, un territorio strepitoso a 1900 metri che è Montespluga, a 2 ore e mezza da Milano, direttamente sulle piste, perché qua dietro, anzi qui attorno c'è un territorio fantastico, offriamo attrezzatura, guide che in totale sicurezza vi accompagnano e dei corsi per praticare queste esperienze. A crederci per primi gli enti del territorio che hanno deciso di sostenere il progetto per promuovere l'ambiente unico della Valle Spluga. Il nostro consorzio turistico Valchiavenna, insieme a tutto il territorio della Valchiavenna, crede molto in questo progetto che valorizza un pezzettino di Valchiavenna che è unico. Ci troviamo a Montespluga, a 1900 metri di quota, e qua alle nostre spalle c'è proprio il Passo Spluga, che ha una storia particolare, interessante, c'è tantissima letteratura ottocentesca in cui si racconta di questo passo sublime. Pittoresco e ancora oggi la bellezza proprio del territorio è che ancora oggi possiamo assaporare, respirare esattamente quello che descrivevano questi viaggiatori, soprattutto inglesi ottocenteschi, che dal nord Europa passavano di qua per raggiungere l'Italia, il nostro bel paese. E di questo luogo in particolare rimanevano sempre affascinati, sia per le difficoltà che si trovavano ad affrontare passando di qua, in particolare in inverno, ma anche proprio per la bellezza, questo paesaggio lunare sia d'estate che d'inverno. Il Passo Spluga ha perso poi di importanza alla fine dell'Ottocento con l'apertura dei grandi passi alpini, ma è rimasto un passo amato da tantissima gente, da tantissimi target, dai motociclisti, proprio per la particolarità di questa strada, la strada del Donegani con questi tornanti tortuosi. Ed è molto amata e apprezzata oggi dai trekkisti. Quindi qua passa una via storica, il sentiero, il cammino della Via Spluga organizzato a tappe, che appunto dal Canton dei Grigioni, quindi dalla Svizzera, porta
porta fino a Chiavenna in un percorso a tappe. Con il lavoro di Homeland e di tutto il comparto turistico, insomma, del territorio della Val Chiavenna, vengono offerti dei servizi che prima non c'erano, e quindi un appoggio per il noleggio, un appoggio con delle figure professionali, le guide, un appoggio proprio logistico anche come punto ristoro, proprio perché qua d'inverno le strutture ricettive al momento sono chiuse. La volontà e il servizio chiediamo da inizio dicembre fino a fine stagione, che se le condizioni meteo lo permettono si può arrivare anche a maggio in questo posto strepitoso. La volontà è che la struttura Homeland è aperta a tutti gli appassionati e ai neofiti da venerdì a domenica, e per gruppi o per richieste speciali ci possiamo organizzare anche durante la settimana. Il progetto è stato sposato a braccia aperte anche dal comune di Madesimo, perché la volontà è quella di offrire un servizio a 360 gradi a tutti i turisti di Madesimo, ovvero offrire un servizio di sci alpinismo, ma anche di alloggiare negli hotel di Madesimo, un centro spa per rilassarsi dopo aver fatto un dislivello importante, o tutto al più usufruire anche di un territorio strepitoso con le motoslitte, quindi dei giri bellissimi, e gli stessi giri possono essere anche inclusi nel pacchetto di Homeland, cioè la gente può semplicemente alloggiare a Madesimo, cenare in ristoranti di eccellenza e trasferirsi con la motoslitta ad Amadesimo Montespluga, quindi un servizio integrato con il comune e con tutte le offerte che il comune può dare di alta qualità. Natura, adrenalina, esperienze uniche, dalle classiche della zona come tambò e tamborello fino ai night camp. Homeland propone attività outdoor a misura di ogni capacità. Homeland, per quanto mi riguarda, è una sfida, uno stimolo continuo in un mondo che è la nostra passione, ovvero quello dell'outdoor. Il messaggio che vogliamo dare appunto è quello di scoprire e di vivere appieno questo nuovo modo di fare sport, appunto più legato ad un concetto sulla natura e sul viversi l'esperienza, sull'adrenalina, e questo mondo è quello che noi siamo e quello che vogliamo anche comunicare. Le attività che organizziamo di base si dividono in più offerte. L'offerta principale è quella delle grandi classiche nell'anfiteatro di Montespluga, quindi andiamo a coprire il Cecchini, il Tamborello, il Tambò, lo Spadolazzo, quindi le cime classiche di questo anfiteatro, anche il Ferré, suddivise per difficoltà. Mentre abbiamo delle attività più particolari, dei clinic, tagliati appunto sulla parte di sicurezza, ad esempio il Safety Camp o la Skial First Experience. Il Safety Camp è l'attività base nostra, che diciamo ti insegna a leggere la montagna, quindi a capire il rischio di una valanga e a come comportarti di conseguenza, utilizzando anche i sistemi di sicurezza che noi abbiamo, che sono quelli di Ortovox. La nostra attività di punta è il night camp. Si tratta fondamentalmente di un campo base che noi allestiamo in Valloga, quindi sotto il Cecchini. Si tratta di tende, noi allestiamo delle tende da spedizione, quindi tende che vengono usate anche in Himalaya, in Patagonia. Siamo gli unici in Lombardia che organizziamo questo format. Vi assicuriamo che vi godrete dei panorami, delle situazioni veramente imperdibili, dalla tenda in mezzo alla bufera illuminata, alla notte di luna piena che illumina tutto l'anfiteatro, alle stellate che tocchi quasi con le mani. E ci teniamo che voi passiate a trovarci per appunto organizzare questi night camp, e siamo pronti ad aspettarvi. Noi, come guida alpine del gruppo Mountain 360, ci occupiamo di tutto quello che è l'accompagnamento
sul territorio, partendo da quelli che sono dei corsi entry level, quindi per chi si vuole avvicinare per la prima volta al mondo dello sci alpinismo, fino ad arrivare alle gite più avanzate. Inoltre facciamo tutta una parte di formazione su quello che riguarda la mitigazione del rischio, quindi delle giornate dedicate alla prevenzione e alla gestione di un eventuale incidente in valanga. Un'altra experience che abbiamo introdotto da quest'anno è quella della notte in tenda, quindi le giornate saranno strutturate in modo che le persone che vengono con noi dovranno, guidate da noi, arrivare alla costruzione di un campo base, quindi con delle tende da spedizione. Il bello di questa esperienza è che è a 360 gradi, perché dalla scelta del luogo dove posizionare le tende fino a passare poi la notte all'aperto, che è un'esperienza indimenticabile, dormire nella neve, fino a quando poi ci svegliamo la mattina per fare un'escursione, una gita con i nostri pelli, partendo direttamente dalle tende. Sicurezza in primo piano grazie alla collaborazione con i professionisti della montagna e i migliori materiali a disposizione. E al ritorno dalle escursioni, per i partecipanti il food box assicura anche un ristoro con i prodotti tipici. Secondo me Homeland è la possibilità di condividere con chiunque voglia le mie passioni per lo sci alpinismo e il territorio montano, potendo valorizzare questo territorio al meglio e in modo genuino e sostenibile con l'ambiente. All'interno di Homeland offriamo un servizio a 360 gradi per permettere a chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina o abbia già qualche competenza nel mondo dello sci di affrontare questi sport nell'ambiente outdoor con consapevolezza e in totale sicurezza. Oltre al noleggio dell'attrezzatura, infatti, offriamo dei corsi erogati dalle guide alpine per permettere di imparare tutte quelle conoscenze legate alla sicurezza per il soccorso di valanga, piuttosto che alla progressione su pendii, servizi erogati da guide alpine per offrire ai nostri clienti tutte quelle competenze necessarie per affrontare in sicurezza una gita di sci alpinismo. All'interno del nostro noleggio offriamo sia il materiale necessario per la semplice progressione sul manto nevoso, come gli sci, le pelli di foca, gli scarponi, oltre che tutta una categoria di materiali necessari per affrontare questo sport in sicurezza, quali il kit per soccorso in valanga, costituito dalla pala, dall'arva e dalla sonda. Inoltre diamo la possibilità a chi volesse di poter noleggiare la splitboard, un particolare attrezzo per chi pratica lo snowboard che permette di progredire in salita semplicemente dividendo la tavola e attaccando le pelli di foca in modo tale da poter raggiungere le cime innevate come gli sci alpinisti. All'interno di questo progetto siamo seguiti dalle aziende leader del settore come Ortovox, Union, Salomon e The North Face, le quali ci hanno fornito materiale ad altissime prestazioni per affrontare al meglio ogni tipo di gita. Per me Homeland è un'esperienza, è un ambiente lavorativo giovane, è divertente, stimolante. Negli ultimi inverni a Monte Spluga sono mancati i servizi di ristorazione e Homeland è anche questo. Il food box permette agli escursionisti, dopo aver fatto un giro, di venire a mangiare un piatto caldo, bevande, bibite, birra. E il food box di Homeland è aperto in concomitanza con gli orari del noleggio e siamo qua per accogliervi. Il logo di Homeland nasce da un'attenta ricerca per trovare un elemento che si può trovare in montagna, soprattutto l'estate ma anche l'inverno, perché viene ricoperto dalla neve, ma quando la neve si scioglie lui appare, quindi sboccia in qualche modo, ed è l'ometto di sassi. Abbiamo trovato questo oggetto riflesso in un lago di montagna e quindi abbiamo battezzato questo logo. Le attività che abbiamo in programma in futuro sono sicuramente un festival dedicato a tutti gli appassionati di sci alpinismo, meglio definito freeride, quindi per tutti coloro che sono appassionati di fuoripista. In questo caso, chiaro, un festival dove la risalita, dato che è una località, una location dove non ci sono impianti di risalita,
la risalita avviene ovviamente con le pelli. Di conseguenza poi la discesa può essere fatta o con degli sci molto più stretti o più larghi, dipende poi dal tipo di target o da snowboardisti. Quindi il futuro è quello di creare un festival, coinvolgere le aziende del settore, dare la possibilità a tutti di testare le anteprime dell'anno successivo dedicate allo sci alpinismo, ma anche un modo per incontrare amici, un modo per fare un bel brindisi, una preski, per ascoltare buona musica, per coinvolgere anche artisti. Per questa sera è tutto, appuntamento con Ski Spirit, alla prossima!